Buonasera a tutti, di nuovo quelli che hanno le mani in pasta. Andiamo a fare la terza fase, quella la, diciamo la terza lievitatura. La portiamo dal panetto che è nel forno, la metteremo su questi vassoi. La lasceremo ancora un'altra ora in questi vassoi d'alluminio, vassoi normali di metallo. La rimetteremo poi. Una volta messa estesa in questi vassoi, di nuovo al forno come solito. Ok? E io sto aspettando voi, se ci siete scrivete qualcosa, perché se no non inizio affatto. Se io poi inizio adesso, così puntuale, qualcuno mi dice: ma sai, cosa hai fatto? E no, allora è meglio che mi aspetto 5 minuti e se mi scrivete che ci siete, io inizio con la stesura. Ok? Eccomi di nuovo qui. Ci siete? Bravo, ok. Allora, io ho questa tecnica, sempre una spolveratina alla tavolozza di legno, di marmo, di quello che siete, di quello che avete a disposizione. Vado con la prima, con il primo panetto, quello più grande, e lo metterò in questa teglia più grande. Allora, lo capovolgiamo. Logicamente questo è una porzione, quindi l'altro sarà un pochino più complicato, ma questo è quello che ho fatto. Quindi l'ho girato. Adesso cerco di mettere sulle teglie dell'olio. L'olio in tutte le pareti, sotto, ci sono, ma non sento. Ci siamo? Allora, questa è la prima teglia, questo è il primo impasto, quindi lo vado a leggermente, delicatamente a toccare, prenderlo e portarlo dentro alla teglia. Cerco di lavorarlo in questo modo, non spingendo molto. Questa, diciamo, è l'impasto un pochino più di grande quantità, quindi erano 660 grammi, con una teglia un pochino più grande e voglio cercarci di fare una focaccia. Quindi a questo punto l'impasto è pronto e lo mettiamo da parte. Adesso andiamo a prendere gli altri due, piccola spolverata sotto. Gli altri due, stesso lavoro, facciamo un pochino più di tempo, ce la facciamo, eccolo. Andiamo a tagliare. La porzione erano due, quindi eccole. Stessa cosa con la teglia, abbiamo messo un po' di olio nel fondo. L'altro. E andiamo a lavorare la prima. Eccolo. Mettiamo qui dentro. Cerchiamo di spingerlo nei lati.
ma non con molta delicatezza, eh? Ecco, anche il secondo ci siamo, andiamo con il terzo. Siete? E anche il terzo è fatto. Diciamo che questa fase è terminata. Dobbiamo eseguire la stessa prassi, il forno aperto, tiepido, con una ciotolina di acqua calda e li rimettiamo tutte e tre le teglie dentro per un'ora. Quindi io prendo delle teglie, una, due, e la ciotola d'acqua calda tiepida. Andiamo a chiudere e questa fase è completa. Adesso cosa, io perlomeno ci siamo preparati dei condimenti da fare, del pomodoro fresco, delle erbe trovate, della verza e patate, delle cipolle, patate, della mozzarella. Quindi andremo a fare una focaccia con cipolle e rosmarino. Andremo a fare una, io la chiamerei una margherita fresca, perché logicamente non faremo con il pomodoro la passata o pomodori a pezzettoni. Useremo il pomodoro tagliato molto sottile, condito con olio extravergine d'oliva e oregano. Quindi andremo a mettere sotto, quando la stendiamo, il pomodoro. La cuociamo, dopo la cottura la lasciamo un po' raffreddare e ci mettiamo della mozzarella fresca sopra e un goccio di olio d'oliva. E poi faremo una con le verdure trovate e la pancetta nostra, logicamente, affumicata e appesa adesso. Quindi ve la faccio vedere un attimo, che eccola qua. Questa è la nostra pancetta affumicata che andremo a tagliuzzare finemente e la mettiamo sopra le erbe trovate e un goccio di olio d'oliva. Guanciale affumicato. Va bene, noi ci siamo e cosa dire, tra un'altra ora ci colleghiamo, quindi l'ora sarà le 7:30. Faremo, vi già accenno la prossima procedura, di prendere la teglia dove abbiamo messo l'impasto. Preparatevi le teglie da forno, sia statico che ventilato. Quindi teglia, foglio di carta da forno, andremo a capovolgere le nostre teglie di alluminio normale su questo foglio con sotto la teglia normale per il vostro forno, l'andremo un po' a stendere. Dipende dallo spessore che volete, quindi se volete una pizza più sottile la stendiamo un po' di più, chi vuole la focaccia la lascia un pochino più spessa e poi la andiamo a condire. Una volta condita riscaldiamo il forno, perché la temperatura deve essere di 200 gradi, quindi quello statico o a ventilazione deve essere a 200 gradi. Poi lì andremo un po' a giocare sulle temperature. Con quello statico, che allo statico la metteremo nella prima fase, la pizza in forno sotto, sul primo livello.
faremo passare 8-10 minuti, la tireremo fuori, chi vuole condirla sopra con della mozzarella perché magari la vuole fare margherita e ha messo al forno solo col pomodoro, la passa al terzo livello e sopra altri 5 minuti la mozzarella si scioglierà, prenderà la cottura uniforme e poi la controllerete voi, insomma, se la vedete bella pronta e con la mozzarella di un certo colore, la tirate fuori, ok? Quindi noi ci vediamo tra tre quarti e poi dopo iniziamo la stesura dell'impasto sulla teglia, ok? Preparatevi carta da forno e teglia. Ciao!